Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Questa mattina in Piazza Duomo si è celebrata la festa del corpo della Polizia Municipale di Siracusa, un evento che ha coinvolto la città. Noi c'eravamo. Sono oltre 43.000 i verbali elevati per la violazione del codice della strada a Siracusa nel corso del 2013. Ciò ha comportato sanzioni incassate per 905.000 euro, anche se in previsione l'importo si attesta a 2.216.000 euro per le casse comunali. Queste statistiche fanno parte del resoconto dell'attività della Polizia Municipale di Siracusa, che questa mattina ha celebrato il 57° anniversario della sua fondazione. Due momenti che hanno caratterizzato la festa del Corpo di Polizia Municipale: il primo in Piazza Duomo con la rassegna dei reparti schierati di fronte al sagrato della cattedrale. Il sindaco Garozzo e l'assessore Silvana Gambuzzo, insieme al comandante Enzo Miccoli, hanno reso omaggio ai vigili urbani presenti alla cerimonia e alle rappresentanze militari e civili della provincia. L'arcivescovo Salvatore Pappalardo ha impartito la benedizione, mentre il sindaco ha fatto riferimento all'evoluzione della Polizia Municipale siracusana al passo con i tempi. Siracusa è una città difficile, come d'altronde tutte le città medio-grandi del sud, alle prese con problemi di viabilità, di vario abusivismo, di inquinamento, di forme diffuse di illegalità. Problemi che vanno affrontati perché dalla loro soluzione dipende il miglioramento delle qualità della vita di tutti. E allora abbiamo deciso di riorganizzare i servizi in ragione di tali esigenze. Riorganizzazione che non è piovuta dall'alto, ma è frutto di una costante interlocuzione con i vertici del corpo. Il comandante Miccoli ha invece sottolineato come la Polizia Municipale sia ancora più impegnata nel settore del turismo, con l'istruzione di altre unità in grado di interloquire in diverse lingue straniere. Occhio di riguardo all'evasione fiscale, con il rafforzamento del settore della Polizia Tributaria, con il compito di stanare gli evasori. La seconda parte della cerimonia si è tenuta alla chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, dove il presule ha officiato la liturgia. La festa del Corpo di Polizia Municipale coincide con la festa di San Sebastiano, che è anche il patrono delle polizie locali. Al termine della funzione religiosa, spazio agli encomi e agli elogi per quei vigili urbani che si sono maggiormente distinti durante il servizio nell'ultimo anno. E quindi delle attività del Corpo dei Vigili Urbani di Siracusa, della festa di questa mattina e del significato, non abbiamo parlato col comandante Enzo Miccoli, che ha tracciato il quadro della situazione. Ha fatto anche un riferimento a novità che ci saranno a breve nel corpo della Polizia Municipale. Normali innovazioni, nessuna trasformazione, ma innovazione. Nel senso che l'innovazione prevede di stare al passo con i tempi, e chiaramente Siracusa dobbiamo chiaramente adeguarci a quali sono le esigenze di Siracusa. Ciò significa che faremo un nucleo di polizia turistica e un nucleo di polizia tributaria che opererà direttamente sul territorio per andare a controllare e a fare il lavoro che deve fare istituzionalmente. Come si evince, quella di polizia turistica sarà al servizio nel periodo che va da aprile a novembre, soprattutto per i turisti. Noi abbiamo circa 70-80.000 presenze ogni anno, dati che ci vengono chiaramente dalla Camera di Commercio, e in più abbiamo l'esigenza di controllare il territorio dal punto di vista tributario. Quindi questi i nuovi due servizi. Aumenteremo ancora di più il servizio della polizia ambientale. I cittadini devono incominciare a comprendere che la tutela. Alla responsabilità dei vigili urbani, ma soprattutto non sono soltanto sovvenzioni, cioè insomma, delle sanzioni che arrivano ai cittadini, anche quelle ci vogliono, ma insomma è anche altro il corpo dei vigili urbani. No, dobbiamo premere sulla comunicazione verso i cittadini. I cittadini devono comprendere che, avendo un comportamento più corretto e più consono alle varie discipline, a quello del codice della strada, alla tutela dell'ambiente, chiaramente tutti otterremo di più. La sanzione, ripeto, è prevista per legge, come ripeto sempre, è la strama razio per far rispettare la legge, ma non è il nostro obiettivo principale. Cambiamo argomento, parliamo di salute e radioterapia. 500.000 euro dal Fondo Sociale Eternit, la consegna a Palermo alla presenza dell'assessore Borsellino. Il prossimo 29 gennaio a Palermo il presidente del Comitato di Fondo Sociale Eternit, Astolfo Di Amato, consegnerà formalmente l'assegno della donazione a favore dell'azienda sanitaria siracusana pari a 500.000 euro per l'acquisto delle attrezzature accessorie indispensabili per integrare e completare la struttura di radioterapia in corso di realizzazione nell'area dell'ospedale Rizza di Viale Pipoli.
L'iter della donazione del Fondo Sociale Eternit, spiega il commissario dell'ASP Mario Zappia, giunge a conclusione dopo un incontro preliminare che si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell'assessorato regionale alla salute, cui ha fatto seguito una riunione tecnica a Siracusa la presenza illegale del Fondo Sociale Paolo Ezechiereale, dei direttori sanitario amministrativo Madeddo e Magnano. Il tavolo tecnico ha definito nel dettaglio il fabbisogno delle attrezzature complementari che sarà coperto con la donazione Eternit per l'aggiornamento del capitolato d'appalto. Alla realizzazione della struttura e all'acquisto dell'acceleratore lineare si sta provvedendo con fondi europei per il programma POFESR 2007-2013 destinati al governo della regione siciliana all'acquisto di attrezzature diagnostiche di alta tecnologia. Il comitato, nato a seguito della transazione tra la società svizzera che negli anni 70 ha gestito lo stabilimento Eternit di Siracusa e gli ex lavoratori, sovrintende la distribuzione delle somme riservate dal titolo istitutivo del Fondo Sociale Eternit alla promozione di attività di pubblico interesse nel settore della sanità e della tutela della salute pubblica. Intanto proseguono le tappe per rendere attivo entro la fine del 2014 il servizio di radioterapia. La ditta aggiudicataria, dopo aver consegnato il progetto riguardante gli aspetti strutturali del bunker, ha presentato i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici che sono al vaglio dei tecnici competenti, cosicché i lavori relativi alla costruzione della struttura da qui a brevissimo termine potranno essere cantierabili. Liceo Einaudi a rilento i lavori di costruzione del nuovo edificio, intanto è questo quello che emerge da un sopralluogo effettuato questa mattina. Da una verifica sull'andamento dei lavori per la costruzione del liceo scientifico Einaudi di Siracusa è emerso che i lavori vanno a rilento e che i tre operai presenti in cantiere non sono nelle condizioni di poter, nei tempi previsti, concludere i lavori per ospitare gli studenti del liceo scientifico Einaudi. Questo emerge da sopralluogo effettuato questa mattina dall'onorevole Vincenzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Oltre all'esiguo numero di lavoratori, ha detto il parlamentare regionale siracusano, quello che colpisce è lo squallore, lo stato di totale abbandono in cui si trova il corpo fabbrica che quasi sicuramente dovrebbe costituire la futura palestra. La stessa infatti si presenta, ha continuato Vinciullo, non solo priva della copertura ma con la parte superiore in evidente stato di sofferenza dovuta al fatto che i pilastri sono senza cemento, con danni che poi si ripercuoteranno sulla solidità e sulla manutenzione dell'edificio. Il deputato regionale del centrodestra fa ancora una volta appello al commissario della provincia regionale affinché vengano attivate tutti gli atti necessari per poter entro il 2005 concludere i lavori senza pregiudicare il futuro stato dell'edificio. Crisi del commercio siracusano, questa mattina si sono riuniti gli stati generali dei CENACU, i centri naturali commerciali, sia per parlare della crisi ma anche per programmare un'assemblea generale. Stati generali dei centri commerciali naturali di Siracusa, Cenaco, Ortigia, Santa Lucia, Cradina, Grotta Santa, per analizzare la crisi del commercio siracusano e preparare un'assemblea generale di tutti i commercianti e retusei per prendere iniziative a difesa del commercio. Stati generali dei centri commerciali, io ricordo e più volte vi abbiamo intervistato in procinto di elezioni, ogni volta voi avete in qualche modo presentato le istanze dei centri commerciali ai candidati. Tutti vi hanno promesso faremo qualcosa, io vorrei sapere ora a distanza di tempo dalle ultime, per esempio, cosa è stato recepito delle vostre richieste. Sì, noi stamattina abbiamo ritenuto di fare questo incontro con i consigli direttivi di tutti i centri naturali commerciali della città, perché dobbiamo discutere non solo degli impegni dell'amministrazione comunale che hanno preso quando abbiamo fatto questi incontri con i futuri candidati al sindaco e pertanto anche il sindaco Carozzo, ma discutiamo anche del momento di grave crisi che la piccola, la micro e la media impresa stanno attraversando in questo momento. Oltre a un discorso di carattere generale abbiamo un problema di carattere locale e comunale. Pertanto facciamo una riflessione, un'analisi di quello che sta succedendo in questa città, dove decine e decine di piccole imprese, di micro imprese stanno chiudendo giornalmente. E siamo diventati una categoria, siamo ridiventati una categoria ammissibile perché nessuno in questo momento ci tiene in alta considerazione, non abbiamo più voce e noi stiamo cercando stamattina sicuramente con i consigli direttivi di preparare una piattaforma, non solo quella che già c'era,
che hanno in possesso l'amministrazione comunale, ma una piattaforma rivendicativa di tutte le problematiche che riguardano il settore della piccola impresa e della microimpresa. Il quartiere Santa Lucia come referenza commerciale non c'è stato niente, anzi si va più peggio perché ci sono tante cose che non fanno qua nella borgata, ma addirittura ci hanno chiuso anche lo sbarcadero dove si poteva salire e adesso non si può salire e ci sono problemi anche con i commercianti. Questo già noi l'abbiamo fatto presente sia al sindaco sia a chiedere con sua competenza, però fino a questo momento non hanno ancora fatto niente. E l'intento dell'incontro di oggi è ben diverso perché noi stiamo cercando di muovere una rete diciamo più ampia, quella del Val di Noto, anche coinvolgendo i centri di Scicli, Donna Lucata, Ragusa Ibla, Modica, Noto, per poter creare questa manifestazione al conseguimento di ragioni importanti, soprattutto la defiscalizzazione e l'incentivo alle aziende virtuose. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma vi aspettiamo tra poco per la seconda parte del telegiornale. Entra nel mondo Gemar. Una vasta gamma di prodotti di marca ai prezzi più bassi della città. Salumi, carni, frutta, verdura rigorosamente certificati e sempre freschi. Inoltre abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, telefonia e tanto altro. Gemar è un mondo tutto da scoprire. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar, prezzi e prodotti a portata di mano. Gemar si fa in 7. Nuovo punto vendita in via dei Servi di Maria 98. Sconti del 40% sul reparto abbigliamento. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Scavolini Store Siracusa ha progettato per te un Evolution in una composizione lineare 4,20 m, finitura laccata opaca a soli 4.600 euro. Scavolini Store Siracusa ti aspetta in Viale Scala Greca 381. La sensazione di volare per raggiungere la padronanza muscolare ed eliminare lo stress. A Siracusa nasce Studio 1, nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity Yoga per il benessere della tua schiena. Fatti cullare dalla sensazione di leggerezza in assenza di gravità. Girotonic, un innovativo macchinario che allena il tuo corpo lavorando la muscolatura profonda con movimenti armoniosi e circolari. Pilates per raggiungere la massima forza addominale, respirazione e padronanza muscolare di tutto il corpo. Affidati a Studio 1, specialisti, nuove attività mai viste a Siracusa per il benessere del tuo corpo. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1, provare per credere. In via Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito con la cronaca. I carabinieri di Priolo hanno arrestato per il reato di lesioni aggravate un 33enne, si tratta di Alessandro Lapira, già con precedenti penali. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, Lapira ieri era in macchina con la madre, col convivente di quest'ultima. A un certo punto, dopo una discussione, pare per futili motivi, ha iniziato a picchiare l'uomo, l'ha colpito ripetutamente al volto e sul corpo utilizzando, sembra, un tubo di ferro trovato nell'automobile. Poi l'ha abbandonato sanguinante sul ciglio della strada. Sono scattate le manette non appena l'uomo è stato individuato e Lapira, mentre la persona che ha subito l'aggressione ha riportato fratture alla mano e ad un dito, guaribili in 8 giorni.
sportello della legalità della Camera di Commercio di Siracusa per supportare coloro che decidano di non collaborare più con la criminalità, quindi di fatto rinunciare al pagamento del pizzo all'ente camerale. Questa mattina la presentazione dello sportello. Sportello della legalità, un'iniziativa che vuole marginalizzare chi operi contro legge ma anche offrire un supporto alle aziende che rifiutino di collaborare o essere vittime della criminalità. I particolari in un incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio di Siracusa. Sicuro in qualche modo un cerchio. Tempo fa il tuo no contro chi non denunciava o il pizzo o altre attività illecite, adesso uno sportello per la legalità. Sì, uno sportello. Beh, la Camera di Commercio ha avuto sempre attività in questo settore, ha supportato le denunce, ma anche gran parte delle associazioni di categoria. No, oggi è un momento importante perché questa è un'iniziativa che nasce anche in un quadro nazionale, con un'Unione Camera Nazionale, vede coinvolta la Camera di Commercio di Siracusa e oggi ci sarà un piccolo convegno che parlerà ovviamente di legalità, di anti-racket, ma anche dei beni confiscati, che è un tema centrale della lotta alla mafia. E sotto questo profilo si concluderà con la istituzione stabile di questo tavolo della legalità che vedrà insieme tutti gli attori in questa sede, nella sede camerale. Quindi è un modo per raccordare tutte le realtà che in qualche modo hanno a cuore la legalità e lo sviluppo economico del nostro territorio e questo sarà un momento importante. Concluderà peraltro Tano Grasso, che rappresenta la storia dell'anti-racket, della lotta alla mafia, e sarà qui insomma a raccontarci non solo la sua esperienza che conosciamo bene, ma anche il futuro di quell'esperienza, perché bisogna guardare sempre avanti e non solo al passato. E adesso la pagina sportiva, il calcio, il Siracusa espugna il difficile campo del Via Grande, una vittoria arrivata grazie ad una zampata del bomber Carbonaro. Un gol di Peppe Carbonaro al 92esimo su assist di Frittitta premia oltre i propri meriti il Siracusa in quel di Via Grande. Due novità negli azzurri rispetto a domenica scorsa, Brancato per Listro e figura al posto dell'infortunato Bisone. E quindi farò fra i pali con gli under Lombardo e Brancato esterni, Diop e Matinella centrali. A centrocampo figure Calabrese in mezzo con Elati, Bufalino e Scarano. In attacco conferma per il duo Frittitta Carbonaro, vista l'assenza per infortunio di Palmiteri. Nel Via Grande, assente lo squalificato Platania, gioca dall'inizio l'ex Retuseo Mastronardi, posizionato al centro della difesa viagrandese. Pubblico molto scarso, poche decine di persone, con una trentina di tifosi retusei al seguito. Primo tempo molto equilibrato, col Siracusa che prova a fare gioco e il Via Grande che reagisce da par suo. Subito azzurri pericolosi al decimo, con Carbonaro che al volo di destro impegna a terra il portiere Tneo Colonna. Risposta a Via Grandese al 22esimo, di testa ci prova Caliò con un cross del regista Basile, la palla si perde di poco al lato. Al 28esimo gran punizione di Carbonaro, risposta pronta con i pugni di Colonna. 4 minuti dopo, Via Grande pericoloso con l'esterno sinistro di Divenuto che viene messo in angolo dal portiere Retuseo Farò. Squadre negli spogliatoi dopo 2 minuti di recupero e ripresa che inizia subito con il botto. Dopo appena 20 secondi il centravanti di casa Tenerelli prova a sorprendere Farò fuori dei pali che però rimedia evitando la capitolazione. Al 16esimo gol annullato a Scarano che travolge in corsa Van Housek. Strano cambia allora i due esterni, al 18esimo Petrullo per Scarano e al 26esimo Garrasi per Bufalino. Proprio Petrullo si fa vedere al 37esimo con una bella percussione nell'area Via Grandese e servizio per Carbonaro, gran tiro al volo che il portiere ospite di casa Calanna riesce a deviare. Proprio quando tutto sembrava presagire lo 0-0 finale, c'è invece l'impennata azzurra con Frittitta che va via in fuga, con Mastronardi che prova a fermarlo strattonandolo per la maglia, Frittitta che riesce a mettere in mezzo il pallone, un pallone d'oro che Peppe Carbonaro al volo di destro mette alle spalle del portiere Colonna proteso in tuffo. Finisce così 1-0 per il Siracusa, con l'appuntamento domenica prossima al grande match al De Simone contro la capolista Tiger dell'ex tecnico retuseo Santino Bellinvia. E a fine gara ovviamente raggiante il tecnico Pippo Strano che ha raggiunto con la sua squadra quota playoff.
ti dico sinceramente, così sofferta proprio al 90esimo diventa ancora più bella, però la temevo perché questa squadra era in netta risalita, hanno 24 punti, quindi i numeri contano. Noi, ripeto, siamo importanti ma non siamo la Juventus, quindi non possiamo passeggiare in nessun posto. Poi faccio i complimenti al Via Grande e al loro tecnico Enzo Buttoi, che l'aveva preparata su di noi, spazi ristretti, raddoppi, diventava difficile. Abbiamo avuto le nostre 3-4 situazioni importanti per fare gol e non ci siamo arrivati. Alla fine abbiamo rischiato anche di non portare a casa nemmeno il punticino, perché ci siamo un attimo sbilanciati, però siamo stati premiati con il coraggio, ci ha premiato, abbiamo trovato la giocata importante di Stefano e di Peppe Carbonaro e credo che alla fine i 3 punti sono più che meritati. E adesso completiamo insieme il quadro dei risultati del girone B con la classifica. I risultati: San Pio Rosolini 5-1, giocata sabato, vittoria Acireale 0-1, Acireale Gimnica Scordia 1-0, Igia Virtus Mazzarà 5-1, Taormina Mister Bianco 1-2, San Gregorio Modica 0-4, giocata sabato, Tiger Rometta 4-0, anch'esta giocata sabato, e Via Grande Siracusa 0-1. Questi i risultati. Passiamo adesso invece alla classifica: Tiger 44, FC Acireale 40, Gia Virtus 34, Taormina 33, Siracusa, San Pio decimo e Modica 32, Mister Bianco 30, Gimnica Scordia 27, Città di Vittoria 25, Via Grande 24, San Gregorio 17, Rometta 16, Città di Rosolini 14, Acireale 12 e Mazzarà 9. E ancora per lo sport: la pallamano l'Albatro passa con fatica a Gaeta e continua la striscia positiva dell'inizio del 2014. Continua la striscia vincente in questo 2014 dell'Albatro di Mister Vinci, che ha dovuto faticare più del previsto per averla meglio sui gaetani di Paolo Bettini, portandosi così a meno uno dalla Lazio della zona playoff. I timori della vigili di Mister Vinci in parte si sono materializzati, trovando di fronte una squadra che, nonostante occupi l'ultima posizione in classifica, ha messo in difficoltà gli aretusei giocando punto su punto ogni pallone senza alcun timore reverenziale. Alla fine sono stati determinanti per la vittoria degli aretusei la forza e la determinazione di Brancaforte e compagni, che sono riusciti a chiudere il match meritatamente con il punteggio di 28-31. Le mie preoccupazioni, ha commentato Mister Vinci alla vigilia del match, si sono in parte materializzati. Una gara ostica sotto tutti i punti di vista. Il Gaeta è cresciuto tantissimo in questo campionato e tutte le squadre che vengono a giocare qui, se si guardano i primi tempi, hanno avuto difficoltà a passare. I ragazzi di Paolo Bettini sono sicuramente ottimi in prospettiva futura. Non sempre si può vincere giocando bene, qualche volta si possono avere dei cali di tensione. Ciononostante, siamo stati bravi a rimanere sempre in partita e a chiudere il match con una vittoria fondamentale. L'importante era vincere per rimanere in scia delle prime, e i ragazzi hanno dimostrato di avere tanta grinta e motivazione di portare a casa i 3 punti preziosi. Sono contento della prestazione di Liuz e D'Alberti, che sono tornati in campo dopo un lungo periodo di stop, ritrovando da subito il ritmo della gara. Adesso avremo una settimana di lavoro per correggere gli errori e prepararci al meglio per il match casalingo contro il Palermo. Bene, era l'ultimo servizio, perché qui si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento tra poco, dopo il telegiornale, trasmetteremo intanto la registrazione. Vi abbiamo fatto vedere uno stralcio della diretta che abbiamo realizzato questa mattina in Piazza Duomo sulla festa del Corpo dei Vigili della Polizia Municipale di Siracusa. Non solo, a seguire poi mostreremo, vi trasmetteremo anche l'incontro di calcio Siracusa Via Grande. Adesso vi saluto, vi lascio al meteo, e questa edizione del TG è possibile visionarla online sul sito www.teletri.it. Vi saluto.